Patrizia, sono Patrizia, sono la pronipote dei vecchi proprietari di questa masseria. I miei zii Rossignolo, la famiglia di mia nonna, ecco, erano i Rossignolo, erano una famiglia di fondamentalmente di religiosi. Tant'è vero che vi faremo vedere qua che c'era anche la chiesetta, perché c'era lo zio prete, la zia suora, il monaco, insomma era una famiglia molto religiosa. In questa famiglia mia nonna è stata l'unica dei figli che poi si è sposata, ha avuto figli, e quindi noi siamo poi quelli che abbiamo ereditato questa masseria così antica. E questo era proprio il palmento dove ricordo già da bambina si pigiava l'uva, e quindi era veramente funzionante, fin tanto che è stato utilizzato, funzionava, funziona, funzionerebbe penso anche ancora. Questo è un insediamento rupestre che è stato ristrutturato da me e da mia moglie. E prima esistevano solo le grotte e quindi tutto l'insediamento davvero rupestre. E poi nel primo del Novecento sono state costruite le case. La cappellina che vedete alle spalle è del 1891, quindi è la prima ad essere costruita a ridosso anche di una rocca rupestre. Il vecchio palmento dove si pigiava l'uva e si faceva il mosto, il vino. E io ricordo già piccola che qua da bambina raccoglievamo, portavamo l'uva e qui si pigiava proprio con i piedi. E poi con questo tornio si serviva proprio per stringerla ancora di più e fare uscire tutto il mosto. E qua si raccoglieva il mosto in questo tino. Tutta la ristrutturazione che abbiamo fatto con mia moglie è partita nel 2007 e abbiamo cercato di tirar fuori di nuovo quello che era la masseria, perché era una masseria agricola di gente che lavorava i campi e allevava il bestiame e tutto quello che c'era attorno. Chiaramente quelli che vivevano qui prima del 1900, quindi dall'Ottocento in poi, vivevano solo nelle grotte. All'interno delle grotte si vedono proprio ancora scavate alcove matrimoniali nella roccia, ricovero di legumi, eccetera. Quindi ci sono proprio le testimonianze di loro che vivevano nelle grotte. Dal Novecento in poi spunta la masseria. La masseria che veniva fatta con blocchi di pietra arenaria, questa è una roccia arenaria, modellate e scavate per evitare di portarle da lontano, ma qui a Nicosia e nei dintorni di Nicosia era usuale al tempo, diciamo, creare questi insediamenti vicino dove c'erano queste grandi pietre arenarie, in modo da poter trovare il materiale per poi eventualmente fare le case. Una volta c'erano le vigne, una volta c'erano tutti, mi ricordo mio papà nella sua campagna aveva la vigna, tutti avevano le vigne una volta, non c'era una grande cultura del vino, però tutti avevano la vigna. Poi negli anni 70, 80, insomma si sono abbandonate un po' le terre, un po' come tutto, non si coltivano più le terre, si sono tolte le viti perché era comunque un impegno. E nelle varie generazioni di genitori in figli, insomma, nessuno si occupava più di queste cose, quindi si sono dismesse. Tant'è vero che ci sono tanti di questi palmenti in giro per Nicosia, perché evidentemente c'era una volta la tradizione del vino. Nel 1943, questa comunità agricola subì un momento molto, ma molto drammatico, alquanto anche preoccupante, che è stata una squadriglia di tedeschi che praticamente lì invase questo posto. Quindi prese tutti i contadini, li portò nelle grotte.
e li rinchiuse lì e qui fece il proprio quartier generale. Questa squadriglia di tedeschi con l'incursione americana è proprio quella che poi, scappando da questo luogo, andò verso Troina ed è proprio la squadra che fu trucidata nelle zone, nella piana di Troina. Qui siamo nella grotta preesistente alle case adiacenti. Le case sono state attaccate nei primi del Novecento a questa grande rocca, diciamo, ma i ricoveri di prima, dove loro dormivano, sono ambienti come questi. Un altro grande così che si trova esattamente giù è sopra di questo qua. Come potete vedere là in fondo, per esempio, quell'arco. In fondo era un letto matrimoniale, era un'alcova matrimoniale che all'altezza del mobile vi era il piano del letto, sotto era il ricovero di cereali, legumi, eccetera, e sopra ci dormivano. Un altro esempio è quell'altra parte della grotta scavata dove ci sono i lidi, è un altro letto anch'esso, e qua un ricovero di cibari e formaggi 1891, ecco. Sì. Non so se si vede. Quindi questa è una Mater Dolorosa Sì, che hai trovato una qui. pietà, sì, che era qua, che avevano fatto Quindi queste, diciamo, loro. piccole. Anche erano, sì, dei posti dove venivano messi oggetti come questi o addirittura scolpite direttamente nella roccia figure sacre. Sì.